Va bene, allora buonasera a tutti, vorrei innanzitutto ringraziare tutti i presenti, se ne davvero tantissimi, questo testimonia solo che stiamo lavorando bene, stiamo crescendo tutti quanti, infatti questo spazio apre anche, quindi Casa Founder raddoppia a Cagliari, apre un altro spazio anche in un'altra zona della città. Spazio che appunto, come abbiamo detto, non sarà una classica sede come l'altro, più orientata ad essere un pub, ma sarà uno spazio inclusivo, sicuramente aperto come l'altro, ovviamente anche l'altro aperto, però comunque questo non avrà il simbolo di Casa Fauna, uno spazio non conforme, sarà il nostro, ma l'ingresso sarà aperto a tutti. Insomma, qua faremo uno spazio culturale, vedete i libri alla mia destra, che si possono comprare, consultare, poi organizzeremo conferenze mensili e anche periodiche con persone che verranno da tutta Italia, di ogni tema, davvero dei temi più variegati. Ci sarà l'angolo rinfresco, insomma uno spazio non conforme nostro che ci permetterà di avere un avamposto anche in questa parte della città, per essere dalla parte della gente, per fare continuare le nostre iniziative dalla parte degli italiani, le raccolte alimentari, le resistenze agli sfratti, l'aiuto legale per chi non se lo può permettere. Comunque saremo come sempre a fare politica nel vero senso della parola, cioè proprio per il bene della polis, della comunità. Quindi Casa Pound apre anche qua, ovviamente potrete avere gli orari di apertura nella pagina e niente, sono molto contento di questi obiettivi raggiunti. Siamo una comunità in forte crescita, abbiamo avuto buoni risultati alle scorse elezioni, alle politiche, alle suppletive, abbiamo aumentato la percentuale e adesso comunque continuiamo e ci prepariamo per le prossime battaglie elettorali e non. Qua abbiamo Gianluca Iannone, che è il nostro presidente, vorrei innanzitutto fargli un applauso. E poi Davide Olla, il nostro responsabile regionale, a cui lascio la parola. Brevemente, vabbè, per chi non mi conosce, mi chiamo Davide Olla, sono di Cagliari, sono nato a Cagliari, per parecchi anni ho lavorato all'estero, ancora ho la mia impresa, sta a Londra. Tornando, vabbè, sono sempre venuto in Sardegna, chiaramente la mia famiglia è qua, quindi però venivo alle feste comandate a vedere la mia famiglia, eccetera. Poi ultimamente ho passato, per ragioni di famiglia, eccetera, più tempo qua. E uno si rende conto, magari soprattutto venendo da un'altra realtà, come, non dico solo in Sardegna, anzi la Sardegna forse è messa un po' meno peggio rispetto ad altre realtà metropolitane più grandi in Italia, però negli ultimi anni c'è stato senz'altro un incremento di degrado, di decadenza generale, e uno non può stare a fare niente. Allora io, quando sono venuto in Sardegna, ho detto: cacchio, non si può non fare niente, perché lo dobbiamo, perché non è che tutto quello che vediamo è nato così dall'oggi al domani. Noi abbiamo avuto dei genitori, dei nonni e prima ancora dell'altra gente che hanno comunque costruito tutto questo, ai quali dobbiamo per rispetto qualcosa, cioè loro ci hanno lasciato qualcosa e noi non possiamo lasciare, permettere che tutto questo venga comunque dissipato o finisca tutto in una maniera così triste. Quindi è un dovere morale far qualcosa. Io quando sono venuto qua ho detto: cacchio, chi è che sta facendo qualcosa per ponere un argine a questa cosa? Così, tipo alieno, uno scende e vede. E obiettivamente non ci si può non render conto che quelli che, al di là delle elezioni che noi comunque facciamo, alle quali partecipiamo, quelli che tutti i giorni sono per strada, come ha detto prima Luca, le raccolte alimentari, l'aiuto alle persone più deboli, agli anziani, quelli che vengono sfrattati, chi si è preso le denunce per evitare sgomberi di famiglie magari con disabili, eccetera, italiani, sono Casa Pound. Io quelli che magari fanno il nostro discorso e potrebbero essere affini, che magari parlano di blocco navale, di castrazione dei pedofili, cose proprio della Madonna, poi dopo li vedi e qui non ci stanno per strada, non ci stanno ad aiutare veramente quelli, i nostri connazionali, i nostri
i nostri parenti, proprio nel senso proprio vero, perché alla fine c'è uno guarda la sua famiglia, però dopo la famiglia c'è la comunità, c'è il clan, come si diceva una volta, c'è comunque c'è una vicinanza che non può essere dimenticata. E gli unici, e non solo in Sardegna, che si mobilitano tutti i giorni al di là delle elezioni, non c'è niente da dire, sono è Casa Paolo. E quindi io mi sono messo a disposizione dell'unica organizzazione che al di là della politica tradizionale è tutti i giorni, rischiando in prima persona, soprattutto in un posto come la Sardegna, che è una situazione difficile, dove il lavoro, la disoccupazione, la mia impresa è a Londra, è pieno di giovani sardi che lavorano a Londra e si fanno anche valere parecchio, perché non stanno qua? Perché qua ci dicono che dobbiamo ripopolare la nostra isola con gli immigrati, quando ci abbiamo migliaia di giovani bravi che vanno all'estero, senza pensare, e quelli sono i nostri giovani, che già sono pochi, che poi si fanno pochi figli perché qui non c'è una politica familiare, non c'è una politica sociale. Qui bisogna mettere in mano, lo dobbiamo a quelli che ci hanno preceduto, ma soprattutto lo dobbiamo ai nostri figli. È l'unica organizzazione finora che è sul terreno e fa qualcosa, è Casa Paolo. Quindi per quanto mi riguarda cioè proprio il problema non si pone, perché ripeto, a Cagliari come in altre realtà italiane, quasi tutte, cioè c'è solo un'organizzazione che con tutte le difficoltà date dal fatto che qua i giovani sono disoccupati, che non hanno soldi, che veramente fanno fatica, però le poche energie economiche, il tempo che hanno lo dedicano comunque ad aiutare quelli che sono i nostri simili, quelli che comunque meritano un aiuto che lo Stato non gli dà. Quando sentite parlare di questo fatto che ci sfracellano gli zebedei con sta storia, bisogna sgomberare Casa Paolo, bisogna sgomberare, sono abusivi di qua, di là, ma come? No, Casa Pound non è abusiva, Casa Pound è intervenuta dove lo Stato non è intervenuto, dove c'era una situazione di ingiustizia palese, dove le famiglie non avevano un posto dove stare, con bambini, eccetera. Quindi quello lì non è una cosa illegale, non è prendere un posto per fare un business, per fare le feste, per fare i soldi, non pagare le tasse, eccetera. È un intervento sociale che è di supporto a una comunità sana, a quello che dovrebbe essere uno Stato sano. Quindi proprio il paragone non si pone. E in questa ottica io penso, è la realtà, cioè la realtà dei fatti mi dà ragione, soprattutto in realtà tipo questa di Cagliari, Sud, eccetera, e c'è solo Casa Paolo. Quindi questo è un lavoro che è basato sulla logica, sul ragionamento lineare. C'è un problema, c'è gente che deve essere aiutata, deve, e quindi noi lo facciamo. E ripeto, lo dobbiamo sia a quelli che ci hanno lasciato in eredità un certo tipo di, non solo di mentalità, di architettura, di arte, di modo di pensare, quindi i nostri antenati, ma soprattutto dobbiamo i nostri figli, per chi ha figli. Non è possibile non fare niente, non intervenire in una situazione che, ripeto, non ve lo devo dire a voi, è veramente drammatica. E comunque la speranza c'è. E comunque non bisogna arrendersi al fatalismo, al cinismo, vabbè, tanto è sempre così, perché faremo un torto prima di tutto a noi stessi, poi a chi ci ha preceduto, ma soprattutto a quelli che verranno dopo di noi. Quindi questa è la cosa principale che guida il nostro impegno in un'organizzazione, in un movimento come Casa Paolo. E sono orgoglioso e fiero, e chiaramente sputerò sangue, farò di tutto per onorare l'incarico che mi è stato dato come responsabile regionale. Quindi adesso ci faremo un giro per tutta la Sardegna, stiamo lavorando sulle elezioni, stiamo lavorando su altre cose più importanti dal punto di vista sociale, e insomma ce la metteremo tutta, e abbiamo bisogno del supporto di tutti, non noi Casa Pound, la vostra patria, cioè i vostri figli, e soprattutto la nostra idea deve essere dare un futuro. Non possiamo non permetterci di non presentare, di non provare con tutte le nostre forze a dare un futuro alla nostra patria e al nostro paese, diciamo. Questo è tutto. Innanzitutto scusate gli occhiali, non sono Califano, però ho tipo un'infezione a un occhio e quindi ho gli occhiali. Casa Pound nasce nell'occupazione del 26 dicembre 2003 in un palazzo dello Stato abbandonato. Dico questo perché
Davide parlava dell'occupazione e quindi ci teneva a sottolineare una cosa molto importante, ovvero il palazzo non era assegnato a una famiglia o altre famiglie e noi l'abbiamo sottratto a queste famiglie, era un posto semplicemente del comune, dello Stato, del Ministro dell'Istruzione, era abbandonato da una decina d'anni, noi l'abbiamo preso, l'abbiamo ripulito in un quartiere multietnico, come viene chiamato, come lo chiamano gli altri, multirazzista, come lo chiamiamo noi, che è la stazione Termini, che è terreno, il territorio di scontro tra bande di varia etnia, e dove c'è una desolazione e dove il cittadino italiano o romano, che dir si voglia, è completamente abbandonato al proprio destino. Noi l'abbiamo preso, l'abbiamo ripulito tutto a nostre spese e oltre a metterci 24 nuclei familiari che erano in piena emergenza abitativa con tanti persone anziane, portatori di handicap, bambini, piccoli, abbiamo anche iniziato a fare un centro di assistenza fiscale, un centro di assistenza legale, e abbiamo fatto durante il terremoto dell'Aquila, abbiamo messo un centro di raccolta di beni di prima necessità e così via. Abbiamo fatto più di 300 conferenze aperte al pubblico, dove sono venuti giornalisti, dove sono venuti filosofi, dove sono venuti scrittori, attori, registi, di qualsiasi schieramento politico, non soltanto riconducibile al nostro modo di essere e di pensare. Quindi abbiamo tolto dall'incuria un posto e lo abbiamo riconsegnato alla popolazione, alla comunità. In questo periodo si parla molto dello sgombro di Casa Pound, perché viene visto come un grimaldello per attaccare il governo giallo-verde, e in una nazione dove ci sono più di 15.000 occupazioni, di cui più di 2.000 sotto la bandiera rossa, fa veramente ridere, no? Che si parli con questa ossessione conclamata, no? Dello sgombro di Casa Pound, cioè è diventata una sorta di barzelletta. Perché c'è chi difende i campi rom, perché c'è chi difende le occupazioni che vengono fatte dall'estrema sinistra, e vengono fatte queste occupazioni e vengono poi donate agli immigrati, no? Ci sono dei casi, cioè, che sono dimostrati e tutto, che una persona anziana viene ricoverata all'ospedale, questi arrivano e gli occupano casa, cioè quindi con le foto di una vita, no? con gli abiti, con i vestiti, con i quadri di questa famiglia, gli viene sottratta questa casa per darla agli immigrati. Allora, il concetto è che noi stiamo vivendo un'epoca veramente buia, veramente brutta, perché qui è in atto una sostituzione etnica, e questo è chiaro. C'è in atto questa sostituzione, fatto sta che ogni cittadino è sempre più sfiduciato, si sente più solo, perché assistiamo all'atomizzazione della nostra società, no? Cioè, ognuno è solo qui, siamo tutti quanti soli, quindi c'è il meccanismo del si salvi chi può. No, gli italiani sono tornati di nuovo a essere un popolo di emigrati, perché vanno a Londra, vanno in Germania, vanno in Francia, vanno dappertutto. Perché? Perché non hanno nessun tipo di aiuto qui, perché lo Stato non ti vede come un suo figlio, no? Cioè, ti vede come qualcosa che deve essere cacciato, che deve essere annientato, perché dobbiamo fare spazio a persone che vengono da un altro continente, e faccio una breve parentesi, dove non c'è nessuna guerra, perché in Senegal, come sapete, non c'è nessuna guerra, dove l'80% degli immigrati che arrivano qui vengono dal Senegal, e in Senegal non c'è nessun tipo di guerra, anzi è uno dei paesi in via di sviluppo più avanzati rispetto al resto dell'Africa, e noi dobbiamo accogliere queste persone. Questo non è un caso, questo non è una cosa che avviene perché effettivamente c'è questa grande bontà, perché loro sono i buoni, no? Devono far vedere che sono i buoni, che aprono così. In realtà questi rappresentano una grande risorsa, quando ci dicono che gli immigrati sono una risorsa, dicono una grande verità, però non dicono per chi, perché per il popolo è veleno puro. La risorsa è per Confindustria, è per i partiti di sinistra, è per il sindacato, ed è per il Vaticano S.P.A., perché il Vaticano S.P.A. cerca nuovi fedeli,
il sindacato cerca nuovi iscritti, anche se poi il lavoro non c'è sta più, però gli iscritti servono sempre perché sono sempre soldi che entrano nelle casse di loro signori, e Confindustria cerca nuove braccia da poter sfruttare, perché non esistono lavori che gli italiani non vogliono più fare, esistono salari che gli italiani non possono più accettare. Quindi un popolo che viene condannato a essere solo, a essere atomizzato, ad andare a cercare altrove il pane per i propri figli, è un popolo che sta rischiando l'estinzione da questi signori qua. Noi, cioè, hanno dichiarato guerra a questo popolo qui, a questa nazione qua. Ci hanno dichiarato guerra. Quello che fa Casa Pound, dal 2003 noi abbiamo occupato, nel 2008 siamo diventati un movimento nazionale. Noi ad oggi contiamo 140 sedi su tutto il territorio nazionale, 140 sedi, tutte autofinanziate, cioè noi non prendiamo un euro di finanziamento pubblico, non abbiamo padrini e padroni, non ci abbiamo santi in paradiso e manco li vogliamo, perché non c'è il senatore di turno che arriva, mette i soldi sul tavolo e dice bravi ragazzi continuate così, poi alle prossime elezioni vi dirò io chi dovete votare, perché noi stiamo ricucendo. Noi stiamo ricucendo le nostre sorti. Tra di noi c'è di tutto, ci sono i notai, ci sono gli avvocati, ci sono gli operai, ci sono i disoccupati, ci sono gli ottantenni, ci sono i quattordicenni, e quindi noi stiamo ricucendo la trama di un popolo, quel tessuto sociale che hanno fatto di tutto per distruggere, per dilaniare e per condannarlo all'estinzione, noi la stiamo rimettendo in piedi. Ecco perché Casa Pound fa paura, ecco perché tutti, cioè, sentirete sempre parlare di Casa Pound in televisione come il male assoluto. Quelli di Casa Pound hanno fatto, quelli di Casa Pound hanno detto, ma voi che cosa ne pensate di Casa Pound? Tutti parlano di Casa Pound e non c'è mai uno di Casa Pound in studio che può controbattere. Ma è normale secondo voi questa cosa? È normale? Accusati di qualsiasi cosa. L'altro giorno leggevo che, non so se vi è capitato, ma Casa Pound si presenta alle europee grazie a una spia russa. Una spia russa. Poi altra cosa che è uscita, l'altro. Ah, questa pure è bella. Casa Pound ha una talpa nel comune di Roma. Cioè abbiamo la spia russa, la talpa nel comune di Roma, cioè siamo la spettre, capito? Dietro a ogni male. E sapete perché noi abbiamo una talpa nel comune di Roma? Perché quando sono state identificate tutte le persone che vivono all'interno dell'occupazione di via Napoleone III, risulta che una persona, una signora, è maestra d'asilo e quindi risulta dipendente comunale. Ma una maestra d'asilo non ha libero accesso al gabinetto del sindaco, non ha libero accesso alle graduatorie delle case popolari, perché è una maestra d'asilo, lo capite, no? A Roma ci sono 15.000 dipendenti comunali, quindi io devo dedurre che se quella è la nostra talpa, le altre 14.000 e passa sono di tutti gli altri, però siamo alla pantomima, capite? Quindi c'è questa cosa che devono rinfocolare, no? Questo odio, questo 25 aprile, no? Queste, ecco, poi vedete, no? Gli utili idioti che arrivano, si mettono lì, fanno baccano, no? Noi dobbiamo andare per la nostra strada, dobbiamo continuare così come stiamo andando, perché stiamo andando molto molto bene. A prescindere anche, vi dirò di più, a prescindere anche dalle elezioni, perché le elezioni sono soltanto un giro di boa. È chiaro che noi dobbiamo essere presenti, perché dobbiamo riscattare la nazione e perché dobbiamo assolutamente dire la nostra. Quindi lì possiamo sfruttare magari la par condicio, quelle elettorali, no? Per poter dire la nostra e per farci conoscere, ma noi continuiamo a prescindere, noi continueremo a prescindere. Perché la vittoria è di chi crede di più. Perché noi ci siamo messi qua, come si dice, di buzzo buono, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo detto, signori, qui dobbiamo fare qualcosa. E lo dobbiamo fare tutti quanti. Perché noi non siamo quelli che si lamentano. Non possiamo essere quelli che si lamentano. Non possiamo essere quelli che stanno alla posta e fanno, e poi danno de matto e iniziano a inneggiare duce, tipo così, fuori senza senso. Non possiamo essere quello, perché noi non siamo quelli, noi siamo i figli migliori di questa nazione e lo dobbiamo fare perché è il nostro destino, perché come diceva prima Davide,
Cioè, lo dobbiamo fare per i nostri figli, per il futuro, ma anche per i nostri genitori. Un tempo a noi che cosa ci insegnavano? Che se tu sei bravo, se tu lavori, se tu ti impegni, puoi avere la casa, puoi avere una bella macchina, puoi crescere i figli in un certo modo. Oggi questo non c'è più. Oggi il grande futuro, la grande libertà, il mondo a colori, tutte queste cazzate che ci dicono dalla mattina alla sera, prevedono solo lavori interinali. Tutti con le cose dei cellulari, capito? Ma lei che contratto c'ha? Vodafone o... E questo è il futuro? E questo qui? La terra sta morendo, la nostra azione sta morendo, giorno dopo giorno. Chiudono le fabbriche, chiudono gli ospedali. Avere una casa è una cosa impensabile, impossibile. E ci salviamo ancora perché ci sono i risparmi dei nonni, che qui hanno risparmiato da una vita, no? Ma non può essere questa vita. Non può essere così. Quindi, in questa terra magica, in questa terra forte, io vi dico che qui ognuno deve fare il suo. Ognuno deve fare il suo. Certo, nessuno è indispensabile, ma ognuno deve fare il suo. Perché già il fatto che siete venuti qui è già un bellissimo segno, ma il fatto che poi voi torniate a casa e ne parliate con altre persone, coinvolgendole, facendole uscire da questo incantesimo, perché il nostro popolo è sotto un incantesimo. Qui adesso stiamo ripartendo ancora una volta con il voto utile. Qui noi adesso ci ritroviamo ancora una volta come Berlusconi ha fatto per 20 anni. Noi adesso lo rifaremo con Salvini. No, non disperdere il voto. No, vota... Vota Salvini, no, lascia perdere quello, e ricominciamo per altri 20 anni. Una partita a ping pong infinito, centrodestra, centrosinistra, centrodestra, centrosinistra. Noi siamo l'alternativa, noi siamo l'unica via d'uscita. Perché vi ricordo che la Lega prima diceva basta Unione Europea, fuori dall'euro. Oggi non lo dicono più. Oggi quello che dicono è, però lo sai che questa prigione non è poi così male, perché qui magari diamo una rimbiancata. Qui ci mettiamo un vaso di fiori, qui ci mettiamo un quadro e non si sta così male. Invece Casapronte dice fuori dall'Unione Europea, subito, subito fuori dall'Unione Europea, immediatamente. Basta euro, basta euro, basta stare agli ordini di francesi e di tedeschi. Ma che cazzo vogliono questi tali da nostra? Ma chi sono? Ma come si permettono di parlare di noi? Quindi noi dobbiamo tornare ad essere quel popolo di guerrieri che siamo, perché la festa nazionale non è il 25 aprile, è il 4 novembre. È il 4 novembre che ci deve far riscoprire chi siamo e ce lo deve far ricordare con tutto quello che è avvenuto sul Carso, con i Demonios e tutte queste, questa epica, tutta la nostra storia, non il 25 aprile dove si sono venduti agli inglesi e agli americani. E allora io vi ringrazio di cuore per essere venuti qua, ringrazio Luca, ringrazio Davide per ringraziare tutti i militanti, augurandomi di ritrovarci sempre, di continuo, di avvicinare sempre di più la Sardegna all'Italia e l'Italia alla Sardegna, perché come ho detto prima fuori un giornalista c'è sempre questo tipo di problema, che questa terra deve dire la sua, deve parlare di più. La deve dire la sua e noi dobbiamo farle anche da megafono per tutta Italia, perché non è possibile che di questa terra si parli soltanto durante il periodo delle vacanze. È impossibile che qui vengano chiuse le fabbriche, viene chiuso tutto quanto, cioè viene azzerato la situazione lavorativa e qui vengono portate soltanto le cose che fanno male alla salute e che uccidono la terra, come prima mi diceva un camerata. E allora facciamo... Stringiamoci a corte, no? Cioè, abbiamo i mezzi necessari per comunicare, comunichiamo e riprendiamoci l'Italia, riprendiamoci la Sardegna, riprendiamoci il nostro futuro. Grazie a tutti. Niente, facciamo... celebriamo.
Grazie.